siamo tornati, siamo sempre qui nel nostro spazio il lunedì pomeriggio, quindi ora ci rilassiamo dopo aver condotto il TG. Ora invece sono in compagnia della nostra Carmen per spettegolare un po', scopriamolo. Sì, giornata piena per Serena dopo il TG, di nuovo insieme per questo bellissimo pomeriggio in una giornata speciale, quella di San Valentino, in cui noi andiamo, io ormai ho coniato questo termine, non so se si può dire, a gossipare, sì. Andiamo a gossipare su alcune coppie che insomma si accoppiano, poi si scoppiano, cioè non lo so, non ho proprio idea. Proprio curiosa. Sai quando si dice gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, ma chi lo sa? E allora, è un brano di una canzone per caso? Sì, per caso. Senti Carmen, perché oggi vuoi parlare di questo? Come mai? Perché insomma, penso non ci sia giornata più adatta, visto che è il giorno di San Valentino, per andare un po'. Ma hai visto i miei orecchini? Li hai notati bellissimi, stamattina? Sì, li ho notati. Capito, tutto a tema, forma di cuore. Noi siamo innamorati anche della gente che di volta in volta ci segue, sono sempre più numerosi. Grazie, grazie, grazie. Stai molto bene con questo colore. Grazie. Non so, da qui anche la mia camicia. Io sono nostalgica, ecco. Guardo quella camicia meravigliosa e penso a quando abbiamo registrato quella meravigliosa sigla. Presso la struttura, lo smeraldo, sala ricevimenti. Ma quanto di lusso. Me lo porti qui? Sì, ma guarda, smeraldo. Forse anche lunedì prossimo, non lo so, vabbè, te lo devo ancora confermare. Tante volte proprio da questi outfit così colorati si evince anche un po' il nostro stato d'animo. Quindi. Sì. Oggi poi sono un po' Frida Kahlo. Bellissimo. Senti, amore mio, ma entriamo nel merito. Entriamo nel merito. Allora, vediamo qual è la prima immagine che ci passa alla regia. Oh, eccoli qua, insomma, andiamo ad Hollywood. Per gradi, perché l'uomo mi pare essere lo stesso. Eh sì, l'uomo è lo stesso, la donna no, ma poi appunto giustamente Nicola Sguera in regia ci suggerisce subito una delle protagoniste di Friend a cui è ispirata Jennifer la nostra Aniston. Casa. E allora niente, loro devo dire splendida coppia, vedi un Brad Pitt anche molto giovane, devo dire sono stati insieme 7 anni. Poi Galeotto fu un film che Pitt registrò girò con Angelina Jolie, Mr. e Mrs. Smith, in cui si innamorarono. E devo dire che fu uno scandalo, perché appunto si vociferava di questo flirt, lui era ancora sposato con la Aniston. E quindi è successo che poi, dopo un po' di tempo, è venuto fuori che Brad Pitt ha lasciato la Aniston per Angelina Jolie. Altro rapporto travagliato, cara poi, Serena. Carmen, questi incroci sono avvenuti sempre sui set, perché a sua volta Aniston, la nostra France, la nostra meravigliosa attrice, si era conosciuta con Brad Pitt proprio durante la registrazione di una puntata di Friends. Sì, è vero, è vero. Allora, io ti dico, con l'Aniston lo vedevo molto più sereno, lo vedevo più tranquillo, Pitt. Con la Jolie, poi in effetti lui, dopo che hanno anche adottato dei figli, ha avuto dei figli propri, ne hanno 6, ha cominciato ad abusare un po' con l'alcol, sembra che lei l'abbia lasciato perché era violento anche con i figli. Devo dire, forse non è neanche facile la Jolie da gestire come donna, perché sappiamo bene che insomma è alquanto vivace. Ma per cui quindi devo dire, tu la vedevi più lo vedevi più tranquillo con la nostra Rachel. Allora, con la Jolie una coppia da sogno, bellissimi entrambi, devo dire fantastici, però forse a livello di serenità, di coppia, di sentimento, forse lo vedevo più tranquillo con l'Aniston. Ma hai visto, dal momento che tu sei sempre piuttosto attenta proprio al modo di vestirsi, hai visto che Brad Pitt quando era con la Aniston era più biondo, poi ad un certo punto capello lungo, quasi con aspetto trasandato. Capito, con Angelina invece è diventato più scuro come lei. Insomma, hanno la stessa palette quando si sposano. Comunque si sono rivisti Aniston e Pitt, ma lei ha smentito qualsiasi ritorno di fiamma, ha detto che sono due buonissimi amici. Sì, perché poi quando si sono lasciati hanno cominciato a pensare che si fossero lasciati proprio perché c'era stato un ritorno di fiamma con la Aniston, e invece no. E invece no,
niente, andiamo avanti, quindi ormai due coppie, come dire, che non ritorneranno più né in un senso né nell'altro. Quindi secondo te Pitt non si rimette più con Angelina nonostante tutti quei figli? No, sembra sia stata lei a decidere, magari lui è ancora innamorato di lei, ci tiene a lei perché in questo caso terrebbe unita anche la famiglia, vivrebbe molto di più i figli, perché lei ha chiesto l'affido dei figli e l'ha ottenuto, per cui io credo che non ritorneranno insieme. Lei sembra abbastanza convinta a non avercelo più tra i piedi, ecco. Anche perché poi la donna, quando scopre di stare bene da sola, difficilmente poi sì. Trova. Ma lei sarà anche molto è super impegnata con i figli. Sì. Quindi, sei figli, giusto? Adesso li porta anche insieme in tutte le cose che lei fa, da cui poi si nota anche il riciclo degli abiti. C'è qualche figlia che indossa gli abiti della mamma. Sai, sono carine queste cose. Poi ovviamente i giornali ne approfittano un po' sempre, i giornalisti, per andare a mettere in evidenza queste situazioni. Quindi che diventano... secondo te oggi Carmen Angelina festeggia con tutti i suoi figli? Sì, sicuramente festeggia con tutti i suoi figli, perché è anche bella questa festa di San Valentino in cui uno può festeggiare col proprio partner, può festeggiare con un'amica, un amico, con i genitori. Sì, ormai la festa di San Valentino è la festa dell'amore a 360 gradi. Giusto, e poi naturalmente anche con i figli. Ecco. Amore mio. Andiamo avanti? Sì, vediamo chi altro ci propone la regia. Ah, e qui abbiamo... Qui abbiamo un collage di tre manca qualcuno, in cui la donna è sempre la stessa, però iniziamo dalla foto in alto. È la nostra Belén Rodríguez, la showgirl argentina che tanto successo ha ottenuto in Italia. Com'era giovane lì? Sì, allora ha cominciato con Fabrizio Corona. No. Aveva cominciato con Marco... Allora, con Borriello aveva Borriello. Cominciato. Lei aveva cominciato con Borriello, poi Galeotto è stato il reality in cui lei ha partecipato e in cui lei ha fatto delle cose, tipo un bacio che a Borriello, insomma, non è piaciuto. Tanto che all'epoca giocava nel Milan, lui disse non potrebbe essere la mamma dei miei figli. Beh, una frase bella pesante. E quindi niente, lei poi si è unita a Fabrizio Corona, anche lì insomma lei dice di aver sempre sofferto in amore, sai, tante volte noi pensiamo il contrario, magari una bellissima donna, dici chissà come fa cadere i suoi uomini ai piedi, cioè questo sicuramente può essere che succeda, però poi lei è quella che soffre in amore. E quindi l'abbiamo vista, insomma. Eh sì, amori sempre un po' tormentati. Sì, perché poi anche con Corona non penso sia stato facile, tanto che lei poi ha deciso di... Sembra l'abbia scippato a Nina Moric lei. E poi niente, insomma, è un amore che è finito per poi andare nelle braccia di Stefano De Martino, che ha rubato a Emma Marrone, cioè qui veramente se volessimo allargare questo puzzle, diciamo, potremmo mettere tanti altri personaggi. Vabbè, diciamo che questi uomini si fanno scippare, sì, vedono sì. Belen e perdono. Anche qui fu Galeotto un ballo che insomma Belen fece con Stefano De Martino, in cui poi c'era anche Emma nella stessa trasmissione. Sai che so un retroscena? So che insomma hanno fatto questo ballo, c'era il flirt tra di loro, tu poi con il tuo angolo mi solletichi sempre, e ad un certo punto c'era questa storia, l'unica a non sapere come tra moglie e marito era Emma. Ad un certo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha chiesto a Belen e a Stefano di essere sinceri, altrimenti l'avrebbe detto lei. Sì. E quindi gliel'hanno detto. Sì, perché sicuramente se Maria De Filippi ha notato un qualcosa, le dava fastidio che accadessero cose poco trasparenti alle spalle di Emma, che lei adora, è una sua creatura. E quindi devo dire un plauso a Maria De Filippi, che con la sua grande personalità poi ha fatto venire fuori questa storia. E anche lì, insomma... se ne parla in questi giorni, perché lei poi che ha fatto? Ha fatto un figlio con Stefano De Martino che si chiama Santiago, un bellissimo bimbo. Poi dopo essersi lasciati ha frequentato questo Antonino Spinalli. No, prima Iannone, capito? Sì, Iannone, l'avevo come dire dimenticato. Per avere una bambina con questo Antonino
E devo dire, non ti dico i commenti, ecco, di una donna che ha l'età di mia madre, che dice, ma come si fa a fare una bambina e a lasciarsi immediatamente con il suo compagno? Perché, ecco, sembrano veramente cose impensabili dell'altro mondo. E sembra che adesso sia tornata da Stefano. Allora, non hanno smentito. A un certo punto Stefano ha detto, sì, è vero, ci stiamo rivedendo, però ognuno a casa sua. Quindi, ma da quello che ho potuto capire, Belen è pazzamente innamorata del marito di Stefano, perché ricordiamo che Stefano è, insomma, con Stefano si è sposata. Anche quando era con Iannone, c'erano delle interviste di Andrea Iannone che diceva Belen era sempre triste. Sì, allora io ti dico questo, l'ho detto prima a proposito di Belen. A volte vedi una donna così bella e pensi che veramente sia lei a tenere il comando, quando invece al contrario lei dice di aver sempre sofferto in amore e di essere addirittura stata tradita da Stefano De Martino. Stefano, ma chi trovi? Infatti sembra che loro si siano lasciati anche per questo, per una storia di tradimenti di Stefano. Addirittura si parlava della Marcuzzi, ovviamente mai confermato. Quindi devo dire che, ecco, per quanto riguarda i vari uomini, mi è piaciuta questa espressione, mi ha fatto ridere perché lei è stata molto delicata, ha detto con Stefano è l'uomo con cui io meglio sto in camera. Ha usato questa espressione, insomma. Quindi c'è un grande feeling anche a livello fisico. Belen, un consiglio, tieniti Stefano stretto stretto, sì, e speriamo che non ti tradisca più, naturalmente. Stefano, smettila. Perché da quello che si è capito Belen insomma può muore arrivare a Iannone, Antonino Spinalbese si chiama, sì, se non sbaglio. Spinalbese. Insomma, qualsiasi persona, ma per lei Stefano è Stefano. Io non vorrei essere nei panni di Antonino, forse è un uomo che in questo momento soffre davvero tanto. Ma perché chissà perché penso si sono sia lasciati. Stata lei, non so, veramente. Poi subito dopo la gravidanza. C'è un mistero. Fateci sapere che cosa è successo. Le comare, tanto le comare. So che ci seguite, quindi fateci sapere, dateci notizia. E poi? E poi dopo che abbiamo, vabbè, ho scelto per te, ecco, ho scelto per te queste due foto perché sono davvero, guarda, incredibili. La Hunziker che sposa Eros Ramazzotti è in foto Aurora il giorno del loro matrimonio. E poi la Hunziker con Tommaso Trussardi e la bimba, penso sia Celeste perché dopo è arrivata Sole. Vabbè, assurdo, cioè, ecco, rifare le stesse pose. Anche qui si parla forse di un ritorno di fiamma smentito fra la Hunziker ed Eros, che sarà in trasmissione perché parte una nuova trasmissione, Mission Impossible, in cui lei avrà anche Eros e Aurora. Quindi, insomma, io ti dico la verità, sono rimasta scioccata quando ne avevamo anche parlato durante una puntata di Casa Serena, in cui io ti avevo detto, ma lei è in montagna con l'amica del cuore Serena Autieri, lui non c'è, e insomma subito dopo, sai, avevo avuto questa soffiata, e subito dopo hanno annunciato. Senti, ma da quello che ho potuto intuire io, Carmen, no? Da quello che ho potuto intuire, forse c'è una storia di tradimento anche da parte di Trussardi. Sì, sembra che lui, si è parlato anche di un nome, sembra sia la nipote, sì, di Elisabetta Franchi, che frequenta la famiglia e quindi è tra l'altro molto somigliante alla Hunziker. Ma in queste ore si parla anche di un flirt della Hunziker con un noto cantante tedesco che lei ha incontrato in una trasmissione. Sembra siano stati visti insieme, tanto che si è detto non ha perso tempo la Hunziker. Insomma, veramente io vedo. Ma bisogna vedere da quanto tempo stesse soffrendo, perché non è che le decisioni si prendono a cuor leggero. Infatti lei ha dichiarato di essere sempre molto legata a Tommaso, sì, e che comunque questa separazione l'ha vissuta proprio come un lutto. Sì, lei dice abbiamo vissuto 10 anni insieme, solo che adesso decidiamo di prendere percorsi di vita diversi, anche se il bene resterà sempre, soprattutto perché avendo due figlie, Celeste e Sole,
insieme noi comunque dobbiamo tutelare le bambine. Esatto. Io devo Poi dire... si è parlato tanto anche di Aurora che non andava d'accordo con Tommaso, che a sua volta andava d'accordo col fidanzato. Ti dico quello che penso. Tu sai bene che è stato clamoroso, diciamo, il fatto che la Hunziker sia stata per molti anni manipolata da una setta. E lei nel tempo ha poi dichiarato di aver lasciato Eros Ramazzotti per la setta. Quindi secondo me lei, diciamo in maniera recondita, è forse sempre innamorata di suo marito. E anche Eros non ha mai forse accettato che la moglie l'avesse lasciato, non per un problema di coppia fra loro due, per quanto per la setta. Quindi tu tipi per il ricongiungimento? Io penso che loro siano innamorati, davvero molto innamorati, perché appunto il loro divorzio non sia imputabile a un problema di coppia, per quanto alla setta, e quindi voglio dire, meno male sta ragazza ne è uscita. Personaggi che a volte svelano dei misteri grandi, cioè chi l'avrebbe mai detto che una Michelle Hunziker potesse farsi manipolare da una setta, cioè assurdo, era incredibile. Piccolina, era un po' piccola. Si è parlato anche persino dal momento che Eros a sua volta era sposato, ti ricordi, con Marika? Sì. E aveva quel bellissimo vestito da sposa, sì, con tutte le canzoni di Eros serigrafate sopra, sì, disegnate, o comunque insomma era piuttosto bello quel vestito, piuttosto particolare. Si è parlato persino di un tradimento tra Tommaso, sì, e proprio Marika. E la ex di Eros, vabbè, qui è proprio da film. Qui è proprio da film, perché poi a un certo punto dici, ma no, ma dai, ma che schifo. Manco fosse beautiful, queste cose succedono a beautiful. Vabbè, però sai, può essere, perché magari nella frequentazione, perché magari si vedono, si incrociano e si frequentano. Io vorrei finire questa nostra bellissima puntata no, del pomeriggio, che tanto piace a Serena e ai nostri amici a casa, con... No. Ecco, qui è sempre lui, diciamo, il... non mi far dire un brutto termine. È sempre lui l'uomo in questione, nella prima foto con la nostra Lady Diana e nella seconda con Camilla. Camilla... Che cosa ti fa pensare? Senti, questa cosa? Che Camilla, io trovo una somiglianza con una persona, a Camilla. No, smettila! No, secondo me Camilla, pur essendo più grande, assomiglia un po' a Donatella Rettore. Sì, diciamo, è stato un mio mito nell'adolescenza, Donatella. La Rettore. Ah, sì, scusami! La Rettore, quindi ti voglio dire sì, ma diciamo... Non lo so, quando ho visto Donatella Rettore che si esibiva in Chimica... Ecco, forse adesso la Rettore, diciamo, cambiata con il bisturi... Magari un po' meno. E allora, niente, insomma... Una ma lo delle... sai che Carlo diventerà il re? Sì, e infatti io per questo poi ho scelto di chiudere con loro, perché ahimè anche la nostra Camilla poi è stata, come dire, designata dalla regina Elisabetta. Perché come me? Vabbè, no, non... allora lei non sarà mai amata come la principessa del popolo, Lady Diana, proprio perché è stata la causa, e da tutti è vista così, da tutti i sudditi inglesi e non solo, da tutto il mondo, come la causa del divorzio, insomma, ma dell'infelicità della principessa Diana, anche perché lei scoprì di uno scambio di bracciali prima del matrimonio tra Camilla e Carlo. Lui si è detto proprio in questi giorni, a quanto pare disse chiaramente a Lady Diana che non la sposava per amore, quindi lei ha portato sempre sulle sue spalle l'infelicità di un matrimonio avvenuto, perché lui doveva trovare la futura regina. E lei era perfetta. E lei era perfetta. Addirittura ti racconto qualche aneddoto, sì, sì, così. Sì. Quando lei voleva persino annullare le nozze, perché Carlo fece questa confessione qualche giorno prima del matrimonio, Lady Diana lo confessò alle sue sorelle, disse: io non mi voglio più sposare, perché lei ovviamente voleva il matrimonio che fosse basato sull'amore. E le sorelle risposero: ma sei matta, non puoi non sposarti più, c'è la tua faccia su tutte le tazze. Perché sai, su tutti i gadget. Perché sai bene che, diciamo, poi
c'è tutto un movimento di marketing intorno alla famiglia reale che produce tantissimo, proprio perché vediamo poi i visi dei reali sulle tazze, i piattini, però insomma, c'è anche da gadget. Dire una cosa, Carmen, ha insistito moltissimo per questo matrimonio proprio la regina, no? Elisabetta, sì. Che individuava proprio in Lady Di, con tutti i suoi connotati, la bellezza, l'educazione, la raffinatezza, l'essere piuttosto timida e riservata, sì. Individuava proprio i caratteri giusti per essere la futura regina, ma Carlo e Camilla stanno insieme ancora ora, erano loro destinati evidentemente, erano veramente innamorati. Solo che la regina non avrebbe mai potuto accettare una donna già divorzata, sposata, certo. Sì, quindi in un certo senso forse oggi dovremmo dire che va capito anche Carlo, che è stato costretto, ora che se ne dica, è stato costretto da sua mamma a sposare una donna che non amava, tanto poi da continuare la sua relazione con Camilla, e quindi Lady Diana poi dichiarò nella famosa intervista della BBC era un matrimonio affollato proprio per la presenza di Camilla. Questo ha indotto lei anche poi a essere infedele, tradimenti, bulimia. Ad arrabbiarsi anche, perché so che registrò una serie di conversazioni intime tra Carlo e Camilla, le fece sentire alla regina Elisabetta, e di là poi sono nate tutte le difficoltà che ben conosciamo proprio tra la regina e Lady Di. Siamo giunti in chiusura, Carmen, ma per concludere degnamente questo momento dedicato proprio alle comare, Carmen e Serena, qual è? Peggio di due suocere. Qual è la coppia che ti ha fatto sognare di più? Io, vabbè, rimango sempre legata a Lady Diana, perché alla fine le altre hanno comunque deciso di lasciare il proprio marito, la propria moglie. Invece qui c'è stato, ecco, un problema dovuto al matrimonio affollato in cui comunque Carlo non ha mai rinunciato alla sua amante, e quindi devo dire tutta l'infelicità procurata a Lady Diana, che comunque ci credeva in questo matrimonio. Addirittura sembra, perché poi nel tempo Lady Diana ha tirato fuori la sua personalità, tanto da oscurare molto la figura del marito, che si era ingelosito di lei. Ma quello è il vero problema, da quanto dicevano, il problema serio di Carlo era proprio la bellezza, il carisma. No, ma io ho addirittura letto una cosa molto interessante che non conoscevo di questa coppia. Sembra che Lady Diana abbia deciso di lasciare Carlo perché una volta è successo un incidente a scuola a William. Aveva 10 anni William, e quindi lei l'ha subito portato in ospedale ed è stato al capezzale di suo figlio per tante ore, quando invece Carlo la sera ha deciso di andare comunque a teatro perché non poteva rinunciare a questo impegno. Quindi lì è venuto fuori anche tutta la personalità, la carica e l'amore di mamma, per dire: non sei stato un buon marito, ma non sei neanche un buon padre. E allora, figlio mio, prendi i tacchi. Ciao, e ciao. Vai. Ciao, con ciao. Le mani e con i piedi. Ciao, ciao. Ascolta, Carmen, abbiamo concluso benissimo questo appuntamento. Ci rivediamo lunedì prossimo? Sì, come no, sono qui con te. Concludiamo così per tutte le persone che ci hanno seguito. Auguri a tutti. Auguri a tutti, auguri a tutti. Che Dio vi benedica. Ci vediamo domani con Casa Serena, con Carmen invece lunedì prossimo. Grazie.